Grazie Alberto per questa che è già una bella introduzione. Il tempo vola, ma è volato talmente che non ci siamo accorti non solo della quantità delle persone, ma della ricchezza di questo percorso che si è fatto. Buona Quaresima a tutti, anche io direi di iniziare, peraltro oggi è proprio la lettura del Vangelo di oggi, di iniziare proprio con la preghiera del Padre nostro. È una preghiera che ci dice in parole molto semplici, molto familiari, ciò che serve, no, alla nostra santità. È anche una preghiera che ci offre proprio, ci indica una strada proprio essenziale per arrivare dritti nel cuore di Dio. Ecco, muto queste poche parole proprio anche da un commentario di oggi del Vangelo. E quindi ecco, iniziamo questo nostro percorso proprio con la preghiera del Padre nostro. Con il Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Allora, ecco, qualche parola di introduzione. E ci sono, mi sembra, anche le slide. Io vorrei semplicemente intanto iniziare ringraziando nuovamente tutti quanti voi di essere qui con noi. Alcuni ci seguono da tempo ed è molto bello appunto ritrovarci anche in questa sequenza di aggiornamenti periodici. Vorrei anche, ecco, ringraziare molto coloro, quel comitato di redazione che ha citato da ultimo Alberto, che ha lavorato per questa nuova edizione del Manuale Operativo dei Diritti. Sono persone che hanno profuso e stanno profondendo un grande impegno con notevole passione. Io le cito uno per uno: Beatrice Bruno, che è la coordinatrice adesso di questo comitato di redazione, Alberto Colaiacomo, che oltre a essere uno dei quattro reduci che abbiamo appena ricordato, è anche la persona che, come responsabile del nostro centro studi, coordina dall'inizio con passione questo lavoro. Poi c'è Elena Caminiti, Liliana Ciccarelli, Ximena Cassanello, Anna Rita Lorusso, Francesco Biagi, c'è Massimo Soraci, Salvatore Geraci, Raffaella Esposito. Ecco, le ringrazio davvero di cuore perché so quanto lavoro c'è dietro attorno a queste slide, a questo lavoro. È un testo, quello che viene presentato oggi, ampliato, non solo ampliato, ma anche rinnovato profondamente con un forte orientamento alla massima semplificazione. Qual è il contesto? Io lo vorrei cogliere alla luce proprio del percorso della Quaresima, alla luce anche di ciò che rappresentiamo, cioè una realtà ecclesiale che è in cammino. E questo contesto può essere illuminato, faccio riferimento almeno a questi due brani. Il primo, una delle beatitudini, Matteo 5:6, beati quelli che hanno fame e sete di giustizia perché saranno saziati. Ecco, noi siamo al servizio anche con questo lavoro di questa beatitudine, dei soggetti che sono beati in quanto hanno fame e sete di giustizia. E poi mi hanno molto colpito, pensando anche al nostro manuale, questa invocazione che era presente nelle lodi di domenica mattina. Di domenica, sì. E fa che ci impegniamo a costruire insieme un mondo più umano e più giusto. Questo manuale è intriso di umanità e di desiderio di promuovere la giustizia. Quindi ecco, cito questi due brani proprio come contesto a noi più vicino. C'è una grande attualità e urgenza del Manuale Operativo dei Diritti, perché noi continuiamo a vedere che troppi diritti rimangono sulla carta, soprattutto per i poveri della città, non solo per i poveri, ma soprattutto per i poveri. Qui noi abbiamo di fronte dei casi clamorosi. Anzitutto c'è una maggiore e crescente difficoltà di accesso alle cure sociosanitarie. Non ricordo qui la tribolazione dei pronto soccorsi romani, ma mi soffermo, accenno appena a questo problema, quanto è difficile per molti curarsi. C'è il tema della casa, il tema del lavoro, la casa è già ripetuta, il tema della tenerezza sociale, cioè quella mancanza di tenerezza sociale che si traduce in
molteplici forme di solitudine. Credo che sia molto importante anche fare un esempio di sofferenza proprio ravvicinata. Anche questa mattina c'è stato uno sgombro, no? Di persone che dormono, dormivano su via Castro Pretorio, a ridosso delle mura aureliane, dove ci sono peraltro delle sedi, sia vicino al nostro ostello, al nostro poliambulatorio. È un problema questo della sicurezza che è scoppiato nuovamente da dicembre in poi gennaio, episodi continui. Ecco, per carità, la sicurezza va garantita, ma non illudiamoci che la soluzione proprio per la sicurezza sia nel costruire cancellate per i senza dimora, per le persone più sbandate. La soluzione non è nell'allontanare queste persone, nel periferizzarle per intenderci, per portarli in quartieri sempre più periferici, sempre meno visibili, nel relegarli in nuove riserve indiane. Quello che per noi è indispensabile anzitutto è accogliere queste persone, riconoscerle pienamente nella loro dignità, con gli enormi problemi che hanno. Non è semplice avere a che fare con parecchie di queste persone. Con il Covid, peraltro, i problemi legati all'equilibrio mentale, al disagio psichiatrico sono sicuramente aumentati. Serve accoglierli, riconoscerli come esseri umani, serve ascoltarli perché hanno comunque di che insegnarci. Poi occorrono per loro servizi sociali, sociosanitari che in molti casi non ci sono e quindi bisogna decidere da parte delle autorità pubbliche, con il concorso anche dei privati, che non possono pensare solo al loro profitto, al loro legittimo profitto, ma devono concorrere anche a realizzare questi servizi che mancano. Per queste persone occorre l'accompagnamento, anche con il nostro aiuto. Ecco, occorre accompagnarli anche per agire i loro diritti, non solo per essere a conoscenza dei loro diritti. Sappiamo benissimo che molti poveri da soli non ce la faranno mai, appunto, anche ad agire, a tutelare i propri diritti. Per quanto riguarda la nostra Caritas, credo che sia importante, ecco, una Caritas di Roma sempre più pronta nella promozione umana dei diritti. Ecco, possiamo andare avanti alla successiva slide. Una Caritas di Roma sempre più pronta nella promozione umana dei diritti alla luce del Vangelo. E penso in particolare, questo è l'auspicio di operatori e di volontari che ovunque essi si trovino ad operare, fanno loro, cioè si appropriano del manuale operativo dei diritti, dei contenuti, delle indicazioni, delle istruzioni per l'uso che contiene. Non illudiamoci, vorrei anche questo sottolinearlo, che da soli possiamo risolvere una marea di problemi che stanno aumentando nella città, che stanno esplodendo perché è chiaro, passano gli anni, passano i decenni, se tu non li affronti, è chiaro che questi problemi esplodono e li vediamo tutti i giorni, quelli più evidenti e quelli meno evidenti, quelli più noti e quelli più sorprendenti, ivi compresi anche le gang di giovani, giovanissimi, che stanno proliferando anche nella nostra città e non è, le cause sono lontane, ma rimaniamo fermi nell'intervenire in maniera adeguata. Dobbiamo avere la capacità di tenere insieme la nostra concretezza, di esserci, di testimoniare anche le forme di aiuto materiale quando servono, e quindi la nostra operatività immediata della carità materiale con la promozione dei diritti e della giustizia. Sono due facce della stessa medaglia. Dobbiamo tenerle unite. Credo che sia importante, tanto più che ci troviamo nella Quaresima, tenere presente anche e manifestare la nostra disponibilità a pregare con i poveri. Ricordiamoci che la cura delle anime è importante almeno come l'aiuto materiale. Quindi credo che dobbiamo aiutarci tutti a riscoprire il nostro ruolo, la nostra responsabilità in termini di evangelizzazione. Un'evangelizzazione che passa anzitutto attraverso certamente la nostra testimonianza personale e la nostra testimonianza comunitaria, ma chiedendo qualche volta anche agli amici e alle amiche che incontriamo e che chiedono aiuto, ma ti va di pregare con me? Cioè proviamo anche su questo aspetto che può sembrare minimale, ma a volte si attendono un qualcosa che va al di là dell'aiuto materiale. Concludo dicendo quali possono essere i prossimi passi. Io ve ne segnalo solo due, ne propongo due, ce ne saranno sicuramente altri ed è la mia ultima slide. I prossimi passi. Anzitutto, credo che sia importante inserire nel manuale
il tema dell'accoglienza e dell'integrazione degli immigrati. Noi abbiamo a Roma circa 600.000 immigrati, 380.000 solo sono regolari, gli altri sono quasi dei fantasmi. E qui noi parliamo molto di integrazione, di accoglienza, quindi credo che anche nel nostro manuale dobbiamo aiutarci ad aiutare i migranti che sono nella nostra città ad agire i propri diritti. E poi credo che sia importante che a circa, quindi non preoccupiamoci se da 12 aumenta l'indice delle nostre materie, ma è oltre un quarto della popolazione romana che è fatta da cittadini che vengono da tanti paesi nel mondo, peraltro, soprattutto da paesi che sono in sofferenza, in difficoltà. Poi dovremo fare anche un bilancio con l'aiuto di tutti quanti voi di questi 3 anni del manuale operativo dei diritti, vedere insieme i punti di forza, quali sono i punti di debolezza, cioè dove possiamo migliorare e come renderlo più accessibile. Ma soprattutto utilizziamo nei centri di ascolto, nei centri diocesani, nei servizi delle Caritas, nelle realtà, nelle comunità parrocchiali, ovunque, anche per coloro che non partecipano attivamente alla Caritas, ma possono trovare in questo uno strumento per promuovere la giustizia e la dignità delle persone, perché molti problemi da soli certamente non ce la faremo a risolverli e occorre sempre più responsabilizzare anche le istituzioni pubbliche. Vi ringrazio molto di esserci e di nuovo buona Quaresima. Bene, allora adesso lasciamo la parola a Beatrice Bruno, che è la coordinatrice della redazione, che coordina questo gruppo di esperti che si sono messi a disposizione. Quindi Beatrice condividerà le diapositive. Mi vedete? Sì, benissimo. Puoi Okay. anche mettere come presentazione così appaiono a schermo intero. Così? Perfetto. Perfetto. Allora, buonasera a tutti, innanzitutto. Il manuale dei diritti, come ha detto prima Alberto, è dato da un'esigenza ben particolare del territorio e sulla richiesta specifica da parte del territorio in un momento particolare, che è quello appunto del Covid, come tutti noi sappiamo. E pertanto viene strutturato all'inizio soltanto con quattro tre aree tematiche, che è la parte dell'abitare, che raccoglieva tutte le problematiche riguardanti la casa, la seconda area tematica, quella riguardante la famiglia, i minori e le persone, e la terza area tematica, che è sostegno al reddito di dignità. Nasce come una cassetta degli attrezzi, nasce come un posto dove andare a trovare tutte quelle misure legislative che venivano messe dal governo, dalla regione, dal comune, per accompagnare, diciamo, le persone fragili in un periodo particolarmente complesso. L'anno successivo si è arricchito di altre due voci, che è la voce riguardante l'accesso alla giustizia, poi successivamente sono arrivate pensioni e salute. Questo nuovo gruppo di lavoro che sta lavorando in questi ultimi mesi ha deciso di strutturare in modo totalmente diverso l'indice. Questo perché? Questo perché ci siamo accorti che sul territorio si faceva difficoltà a individuare quelli che erano gli argomenti all'interno delle macro-sezioni. Per cui si è pensato di fare delle sezioni un pochino più piccole, in modo tale da poter essere un pochino più intuitivo e fruibile ed individuare in modo semplice e veloce l'argomento di cui si sta parlando. Come vedete, le sezioni sono 12 e all'interno della sezione casa troverete tutta la parte riguardante la contrattualistica e l'edilizia residenziale pubblica. Per poi passare a una sezione particolare che è molto richiesta dal territorio, che è quella delle persone senza dimora. Questo per quale motivo? Perché si è cercato di capire, di dare quelle indicazioni al centro d'ascolto, all'operatore, diciamo, Beatrice, casa. scusami, puoi avvicinarti al microfono perché più di qualcuno segnala che non sente Non si sa. bene. Ok, ci provo. Va Hai una meglio cuffia, forse? Hai delle cuffie? Forse così? renderebbero più facile la cosa. Sì. 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 Va meglio?
Ok, stavo dicendo che questo nuovo gruppo di lavoro ha pensato, ecco, di modificare l'indice così come era stato pensato e strutturato prima, in creando delle 12 sezioni o macro aree all'interno delle quali troverete, ecco, delle micro sezioni dove sono stati individuati ed accoppati degli argomenti a piccoli gruppi. Faccio un esempio pratico: nella sezione casa voi troverete tutta la parte riguardante la contrattualistica, ma anche tutto ciò che riguarda l'edilizia residenziale pubblica, tutta la parte degli spazi esecutivi. Dal visto dell'esigenza del territorio, abbiamo estrapolato da tutto ciò che riguarda la casa, la questione casa, tutto quello che riguarda la parte che riguarda le persone senza dimora e l'utenza domestica. Per quale motivo? Perché si è pensato che in questo modo la problematica di senza vista di dimora per quanto riguarda la richiesta della residenza, dell'assistenza sanitaria, non era necessario andare a trovare all'interno di una macro area come poteva essere la casa, ma di avere qualcosa che potesse essere più intuitivo e fruibile. Così come le utenze domestiche, in questo periodo particolarmente complesso di aumenti, di richieste di rateizzazione e di conciliazione. La macro area che era rappresentata dalla famiglia, dai genitori e persone, abbiamo deciso di suddividerla in tre aree specifiche, quella della famiglia, minori e giovani, disabilità, anziane, donne e diritti, sempre per la stessa logica. Quindi all'interno di ogni sezione troverete poi delle micro sezioni con gli argomenti raggruppati in modo da essere facilmente individuabili e in modo tale che sia l'operatore o il volontario intuitivamente possa arrivare a quello che gli serve. Abbiamo creato due aree riguardanti: una, la contravvenzione, tutti i rapporti che ha la persona con l'agenzia delle entrate, la banca, i conti correnti e mutui, mentre sono rimaste invariate la parte sull'accesso alla giustizia, le pensioni e la salute. Si è pensato di creare invece una sezione apposita solo e esclusivamente per quanto riguarda bonus, contributi e indennità. Questo per quale motivo? Sempre per la stessa logica, cioè nel senso che si tratta di un bonus, allora lo andiamo a trovare nell'area bonus senza andare a finire nei disabili, nei diritti o nella famiglia. È rigorosamente fatto in ordine alfabetico per poterlo, ecco, individuare, per poterlo individuare facilmente. Oltre alla suddivisione dell'indice, abbiamo provato a migliorare anche la stesura delle schede, apportando una sorta di domanda rispondo, dando la stessa struttura alle schede di qualsiasi tipo di argomento si va a trattare, e in modo tale anche da dare un percorso logico con il quale affrontare l'argomento che ci viene di interesse. Abbiamo provato anche a semplificare il linguaggio nei limiti possibili, asciugandolo da quello che erano tutti i riferimenti legislativi e tutta la parte, diciamo, giurisprudenziale. Non questo nei limiti del possibile quando è stato possibile. Che cosa dire del manuale dei diritti? Il manuale dei diritti, così come ha detto Giustino e come hanno detto Alberto, è una cassetta degli attrezzi, a me piace chiamarlo prontuario, ha uno scopo ben preciso, quello di accompagnare l'operatore e il volontario nella risoluzione di un problema, ma nel far sì che le persone fragili possano esigere dei diritti, per l'esigibilità dei diritti, ma anche per fare un modo di comunità diverso, l'accompagno della persona nell'affrontare una problematica, ma anche per dare la possibilità a tutti noi di sapere non soltanto quali sono i nostri diritti e per esigere, ma anche un modo per essere delle persone dal punto di vista civico e morale. Io mi fermo qua, anche perché ci sono i redattori che si sono impegnati nel fare le schede che hanno, diciamo, che saranno sicuramente molto molto più bravi di me a spiegarvi il contenuto di ogni singola sezione. Passo la parola a Massimo Solaci, che ci parlerà delle pensioni, perché poi ci dovrà lasciare. Infatti vi chiedo la cortesia, per qualsiasi tipo di delucidazione sull'argomento che andrà a trattare, di mandare una mail poi ufficio legale e sarà nostra cura rispondervi. Massimo, ti lascio la parola. Grazie Beatrice, buonasera a tutti.
sia quelli con cui già ci siamo visti nella prima ora, sia quelli che ci vedono stasera per la prima volta, soprattutto agli amici del settore sud, ma ovviamente anche agli altri. E pensioni, un tema sconfinato, una vera giungla caratterizzata negli ultimi 30 anni da continui tagli e riforme. Ecco, la prima cosa che ci dobbiamo dirci, qual è il senso di avere una sezione sulle pensioni in questo manuale? Intanto perché parliamo di diritti, e le pensioni sono un diritto, non tutti lo sanno, riconosciuto dall'articolo 38 della Costituzione, che ne prevede di due tipi. Infatti ci dice che le persone che hanno una condizione di svantaggio, cioè inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, hanno diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. E poi i lavoratori, quelli che maturano la pensione con i contributi versati per l'attività lavorativa svolta, hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia. Ecco, le riforme in realtà non hanno, dal 92 in poi, quando ricordiamo con affetto l'intervento di Amato e la svalutazione della lira, non hanno perseguito l'obiettivo di migliorare l'attuazione di questo diritto per tutti coloro che dovrebbero esserne destinatari, soprattutto i più fragili, ma si è conseguito l'obiettivo di cercare di tenere in equilibrio il sistema attraverso dei tagli, perché la spesa previdenziale riguarda circa 16 milioni di pensionati in Italia, quindi ogni minimo intervento ha una grossissima ripercussione sulla spesa pubblica. Più del 50% della spesa pubblica è quella per pensioni, sanità e assistenza, quindi quando tocchi uno solo di questi elementi l'effetto sul bilancio è immediato, ma è un modo facile e comodo di risolvere i problemi che non guarda le esigenze della giustizia. Quindi il primo senso di avere una sezione del genere è questo, che noi invece teniamo alla giustizia. Il secondo senso pratico è che come operatori ci troveremo di fronte delle persone nell'ascolto e ci potrà venire in mente: ma questa persona che ci racconta la sua storia e non sta prendendo tante altre cose che sono nelle altre sezioni del manuale, ma per esempio ha una storia lavorativa e non sta prendendo la pensione, dopo l'ascolto noi sul manuale possiamo verificare un qualcosa e, se ci viene il dubbio che potrebbe avere diritto, indicargli di rivolgersi a un patronato o comunque a un servizio specializzato. Allo stesso modo, il contrario, come mi è capitato di recente, quando assistiamo a una persona che, molto fiduciosa, dice: i miei problemi adesso si risolvono perché dal 1° aprile prenderò la pensione. Ah, dico sì, meno male, ma come mai prenderai? E poi quando si va a vedere la sua anzianità di lavoro e la sua età, gli si deve dire: no, guarda che tu, se tutto va bene, la prendi fra 6 anni. La pensione. Quindi un servizio per orientare e anche stare coi piedi per terra, ma raggiungere i diritti. Il manuale propone, oltre a una sintesi del sistema pensionistico in Italia, che è utile per chi non ha dimestichezza a cominciare a districarsi nella giungla, una suddivisione delle pensioni per tipologia, pensioni di lavoro e pensioni assistenziali. Un punto è sull'estratto contributivo, che è il documento più importante per capire quando si matura il diritto alla pensione, quindi può essere un'utile indicazione da dare alle persone, si scarica anche in autonomia con lo SPID. E poi le situazioni un po' più intricate, anche sono trattate nel manuale, come la situazione di chi ha versato contribuzione in diverse gestioni, dipendenti pubblici, dipendenti privati, artigiani e commercianti, lavoratori autonomi o diverse casse. Ci sono le casse professionali, tante casse autonome, e in più c'è l'INPS, che è diventato il contenitore che riguarda la maggior parte dei dipendenti pubblici e privati. E poi anche una piccola scheda sulle pensioni internazionali, cioè dell'italiano che vive all'estero ma magari ha diritto a percepire una pensione dal sistema italiano perché ha anni di lavoro in Italia, o il contrario, lo straniero che è in Italia, che poi può anche rimpatriare e oppure restare in Italia e avere anche lui dei diritti. E in ultimo, brevemente, vi dico che l'ultima legge di bilancio ha modificato, sempre nel senso di restringere la platea dei possibili interessati, 3 tipi di pensione che erano stati introdotti un po' per ammorbidire quella che chiamerei proprio la sofferenza causata nelle persone costrette a lavorare fino a età anche superiore ai limiti di legge, che sono la pensione quota 103,
che ha sostituito la quota 102, che viene anche chiamata pensione anticipata flessibile, mi sfugge il senso di questa flessibilità, e, è stata portata a un'età di 62 anni a un'anzianità contributiva di almeno 41 anni di contributi. 62 più 41 è appunto questa quota 103, poi ci sono altri dettagli che troverete nella scheda, e a questo è stato abbinato un incentivo per chi prosegue l'attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti fino al 31 dicembre 2023. Questo incentivo poi viene erogato dal datore di lavoro. L'altra prestazione che si temeva venisse abrogata invece è stata confermata, ma con un innalzamento dell'età, è l'APE sociale, questo assegno pensionistico che anticipa poi la pensione vera e propria di anzianità o di vecchiaia che si godrà dopo, con un'età minima di almeno 63 anni e legata ad alcune condizioni particolari di disoccupazione oppure di svolgimento di una serie di lavori particolarmente gravosi e pesanti che troverete nelle schede. Immaginiamo che ci sono tipi di lavori che è difficile protrarre fino ai 67 anni di età, che è l'età generale di pensionamento, ed ha la caratteristica che tra l'altro non è per 13 mensilità ma per 12 mensilità l'APE sociale. L'altra prestazione che è stata parecchio ristretta è la cosiddetta pensione opzione donna, che prevede un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, prevedeva fino al 2022 un'età anagrafica di almeno 59 anni, innalzata a 60, e poi sono stati introdotti dei requisiti, cioè spetta alle persone che si dedicano all'assistenza di familiari in maniera continuativa avere una riduzione, oppure che abbiano una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74%, oppure essere lavoratori disoccupati di grandi aziende in crisi. Ecco, queste tre prestazioni sono state rinnovate per il 2023 con nuove condizioni, e chi però ha maturato i requisiti precedenti entro il 31 dicembre 2022 può ancora richiederla. Io mi fermo qui, vi ringrazio e mi scuso per dover lasciare tra poco per entrare in un'altra videochiamata che devo condurre io, quindi non posso mancare. Buonasera. Grazie Massimo, buonasera. Passo la parola all'avvocato Caminiti, che ci spiegherà la sezione riguardante la casa e la persona senza dimora. Ok, grazie Beatrice, buonasera a tutti. Allora, come abbiamo detto, appunto, io mi sono occupata della revisione della sezione dedicata all'abitare, quindi rubricata nel manuale con appunto la denominazione casa, e poi anche dell'introduzione della nuova scheda, della nuova macroarea relativa alle persone senza dimora. Per quanto riguarda la macroarea relativa alla sezione casa, diciamo una panoramica molto generale, essa si suddivide in tre grandi, diciamo, sottosezioni. La parte relativa alle locazioni private ad uso abitativo, dove troviamo inizialmente quindi tutta quanta una carrellata generale derivante da quelle che sono le norme codicistiche, anche dalla disciplina chiaramente speciale, quindi la 431 del 98 e la 398 del 72, quindi le leggi speciali sulla locazione di tipo appunto privatistico, e con poi quindi con tutta quanta quella che è la descrizione dei diritti, dei doveri del conduttore e del locatore, al fine quindi di poter fornire agli operatori dei centri di ascolto una bussola orientativa chiaramente di base, senza nessuna pretesa, diciamo, di esaustività, perché chiaramente sono materie molto molto tecniche, quindi molto dettagliate, però diciamo per avere, diciamo, quelle coordinate di riferimento per potersi orientare e capire subito attraverso questi flash dove è necessario intervenire, che cosa si deve fare e come indirizzare al meglio l'utente. Quindi dicevo una prima parte quindi generale comune a tutti, e poi con le specifiche relative ai singoli contratti tipici di locazione dedicati appunto quindi al contratto di locazione al canone libero, al canone agevolato, quello transitorio, studenti universitari, i contratti poi di sublocazione, il contratto di comodato, e poi avremo anche, diciamo, dei form. Adesso abbiamo tanto il form sulla verbale di riconsegna dell'appartamento, ma mano a mano, insomma, implementeremo ulteriormente.
Quindi questa, diciamo, è la prima parte relativa alla, come possiamo dire, alla versione fisiologica, no? alla fase fisiologica del rapporto, un po' tutte e due le sezioni, quella sia relativa appunto alle locazioni di tipo privato e a quelle, diciamo, di tipo pubblico, quindi l'edilizia residenziale pubblica, sono sempre, diciamo, pensare da un punto di vista di ordine logico sistematico, come una suddivise una prima parte appunto quello che è lo sviluppo fisiologico, naturale, ordinario del rapporto, quindi dalla costituzione del rapporto per quanto riguarda chiaramente le locazioni private, fino alla fase, cioè la costituzione, poi lo svolgimento del rapporto e quindi tutte quelle che sono le regole che reggono il rapporto di locazione in base chiaramente al tipo di contratto di cui stiamo parlando, e poi purtroppo c'è la fase appunto patologica, che è quella relativa allo sfratto per morosità, allo sfratto per finita locazione, anche un piccolo focus sul termine di grazia, sulla procedura, diciamo, locatizia, per fornire anche qui agli operatori dei centri di ascolto quegli strumenti, diciamo, di base per poter subito individuare le spie, i segnali di allarme su cui bisogna prestare maggiormente attenzione, onde indirizzare al meglio gli utenti. E sono chiaramente, anche qui, come diceva Beatrice, schede nel maggior modo possibile sintetiche e chiare, con un linguaggio semplice e non necessariamente, cioè, tecnico ma non tecnicistico, fatte proprio apposta per essere maggiormente fruibile da tutti. La stessa cosa, la stessa impostazione, quindi sviluppo, diciamo, della fase di instaurazione, quindi del rapporto, e poi andamento fisiologico dello stesso fino poi alla sua fase patologica, la troviamo anche nella seconda sezione principale, che è appunto quella dedicata all'edilizia residenziale pubblica, le cosiddette case popolari, che qui, diciamo, bisognerebbe aprire un po' una piccola parentesi, perché questa è una materia molto 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 complessa, difficile, e quindi abbiamo cercato qui veramente di schematizzarla il più possibile, però il consiglio, comunque, qui vedrete che sarà necessario un supporto anche da parte del NALC, e noi siamo qui apposta per aiutarvi a dimenarvi, diciamo, nelle matasse di questa delicata ma anche molto affascinante materia. Comunque, anche qui, come dicevo, abbiamo quindi all'inizio, proprio per il discorso, diciamo, logico-sistematico, quali sono i requisiti essenziali per poter presentare la domanda, che ovviamente sono poi quelli indicati dalla legge regionale 12 del 99 e dal regolamento di attuazione 2 del 2000, sempre della Regione Lazio. Gli strumenti proprio operativi per presentare la domanda, quindi qui abbiamo fatto anche una grande opera di reperimento di link sui vari siti, sia del Comune di Roma che di ADER, l'azienda, diciamo, attraverso la quale il Comune, diciamo, gestisce una parte del proprio patrimonio immobiliare dedicato all'edilizia residenziale pubblica, perché una parte la fa direttamente il Comune di Roma, e poi attraverso l'azienda Equa Roma gestisce, diciamo, il rapporto, e un'altra parte invece è affidata ad ADER. Però comunque poi la domanda, ad esempio, si fa sempre comunque al Comune di Roma, quindi è molto anche lì difficile inizialmente comprendere, però è stato schematizzato apposta, e anche attraverso questo sapiente, diciamo, uso dei link che rinvia continuamente ai siti del Comune di Roma Capitale, dove, nelle varie sezioni dove anche chiaramente il Comune disciplina questa materia, ci abbiamo trovato, diciamo, un modo per raccordare le nostre schede con poi quelle del sito di Roma Capitale o di ADER. Andiamo avanti, poi una volta che abbiamo visto che ci sono comunque questi requisiti, è stata presentata la domanda, le graduatorie, quindi tutta la parte relativa al monitoraggio della posizione, come si controllano queste graduatorie, le possibilità di fare eventuali ricorsi e quant'altro. Una volta che si è instaurato il rapporto di locazione, diciamo, di assegnazione dell'alloggio, anche qui, come nel caso, diciamo, della locazione di tipo privatistico,
troviamo i diritti e i doveri degli assegnatari, quindi tutte quelle che sono chiaramente anche qui, abbiamo fatto un'opera di collazione attingendo alle varie fonti normative che disciplinano la materia, per cercare di tirare giù un decalogo di quelli che sono appunto i diritti e i doveri degli assegnatari. Poi le vicende, diciamo, successive all'instaurazione del rapporto, che riguardano sia appunto l'ampliamento del nucleo familiare e quindi dei soggetti destinatari di questi diritti e di doveri, tra cui ovviamente in primis l'assegnazione, ad esempio nel caso in cui ci sia un ampliamento appunto del nucleo per, non so, una nascita, un matrimonio, una convivenza di fatto e quant'altro. La nuova disciplina della convivenza solidale, proprio una new entry della legge regionale che è recentissima, appunto prevede la possibilità di allargare un po' questo nucleo familiare attraverso non rapporti chiaramente di parentela o quant'altro, ma proprio in ragione di una convivenza solidale tra un soggetto che è l'assegnatario, ad esempio rimane solo, si trova in difficoltà economica, fragilità anche per motivi di età, anziani, sono tutta una serie di requisiti che ovviamente sono indicati nella scheda. E che cosa succede? Questa è la possibilità di ospitare presso l'alloggio di edilizia residenziale pubblica un soggetto che non è legato da sentimenti quali appunto sentimentali, cioè da vincoli sentimentali o familiari di parentela, ma proprio con lo spirito di prestare un aiuto, quindi un rapporto che si instaura in ragione della solidarietà reciproca nei confronti dell'assegnatario in difficoltà. E questo viene anche fatto per evitare, no, che ci siano comunque queste situazioni di disagio, di solitudine, di anziani che ad esempio potrebbero essere se no condannati a essere trasferiti in qualche RSA in posti, diciamo, non adeguati, quindi si cerca di favorire il più possibile la permanenza nel loro diciamo, ambiente sociale, nel loro contesto in cui sono abituati a vivere. E in ragione di restaurazione di questo rapporto, che chiaramente deve essere autorizzato, è sottoposto, è soggetto a tutta una serie di requisiti, la persona che poi appunto presta la sua solidarietà nei confronti dell'assegnatario con cui va a vivere, dopo un certo numero di tempo, nella fattispecie sono 4 anni, in caso di decesso dell'assegnatario può subentrare, come se fosse un figlio o un parente qualsiasi, nel rapporto cioè nell'assegnazione dell'alloggio, a patto che comunque si ristauri entro anche lì un certo periodo di tempo un nuovo rapporto di convivenza solidale. E questa, diciamo, è una novità decisamente interessante che, insomma, abbiamo segnalato, perché naturalmente va ad arricchire quelle che sono le caratteristiche tipiche e la procedura relativa al subentro nell'assegnazione, che è un'altra scheda appositamente appunto dedicata a questa materia, perché anche su questo, diciamo, il contenzioso, buona parte del contenzioso in materia di edilizia residenziale pubblica riguarda proprio la materia, diciamo, del subentro nell'assegnazione. Poi, per quanto invece riguarda naturalmente la fase patologica del rapporto, naturalmente abbiamo indicato quelli che sono i casi di decadenza dall'assegnazione e poi fino proprio anche alla sfera penale, il reato di occupazione senza titolo, quando si configura e quindi quali sono poi appunto gli elementi costitutivi di questo tipo di reato. Per quanto invece riguarda poi l'ultima sezione, quella relativa appunto ai contributi e agli interventi di sostegno abitativo, come per esempio il bonus, abbiamo appunto indicato intanto quelli che sono attualmente, che è possibile attualmente richiedere, quindi il contributo all'affitto secondo quelle che sono le regole del Fondo Nazionale e il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di natura, diciamo, di origine di natura regionale. I vari, anche qui la modulistica, sempre con il solito rapporto di raccordo con i link dei vari altri siti e altri, diciamo, contributi, anche quelli, diciamo, erogati dai municipi, che riguardano sempre il tema dell'emergenza alloggiativa. Naturalmente questa particolare sezione sarà oggetto di
una costante e periodica attenzione e aggiornamento proprio in ragione del fatto che via via che vengono approvati e stanziati nuovi fondi per questo specifico tema, naturalmente verranno puntualmente segnalati e inseriti nel manuale. E la new entry appunto è questa, una nuova sezione dedicata alle persone senza dimora, subito dopo la sezione dedicata alla casa, no? Perché prima c'è la casa e poi ci sono quelli che la casa purtroppo non ce l'hanno. E una sezione molto importante proprio per quanto riguarda soprattutto la prima scheda afferente a questa sottosezione, che è quella relativa alla residenza fittizia e in particolare alla procedura per ottenerla. È stata anche qui, diciamo, un'opera di studio in primis, perché tante cose ammetto che non le sapevo nemmeno io, quindi me le sono andate a studiare e ho imparato molte cose, anche perché soprattutto forse non tutti sanno che c'è tutto un fascio di diritti civili, politici, anche legati chiaramente alla tutela della salute delle persone, ma anche proprio anche i documenti stessi sono legati proprio al prerequisito che potrebbe sembrare, diciamo, assurdo, tant'è vero ci sono anche delle proposte di legge volte proprio al superamento, no, di questo vincolo così, così forte tra residenza e godimento e accesso a questi diritti. Pensiamo appunto che una persona che non ha una residenza, e per residenza dobbiamo ricordare che secondo il codice civile si intende proprio la dimora abituale, quindi un luogo fisico dove una persona dimora non occasionalmente ma proprio stabilmente. E quindi capiamo come questo non possa avvenire nei confronti di una persona senza dimora. E una persona che non ha una dimora e non ha quindi una residenza, paradossalmente non può, non solo non può votare, non può accedere ai documenti, ma soprattutto non può accedere all'assistenza sanitaria di base. Naturalmente, fatta eccezione gli interventi di urgenza, di emergenza, quelli non vengono negati a nessuno, come ben sappiamo. Però avere un medico di base è precluso a chi non ha una residenza. Quindi una persona senza dimora è fondamentale che acceda subito a questo requisito e quindi ottenga quantomeno la residenza fittizia. Vedremo nella scheda che non è l'unico modo, diciamo, per avere una residenza, c'è anche, diciamo, quella che equipara il domicilio al concetto di residenza per sempre avere accesso poi a questo fascio di diritti di cui stiamo parlando. Però la residenza fittizia, quindi via modesta valenti, seguita poi da un numero civico da 1 a 15 a seconda appunto del municipio all'interno del quale, nel cui territorio il senza dimora di fatto poi effettivamente è stanziato, è il primo passo fondamentale per garantire quel minimum di diritti ad una persona, nella speranza di aiutarla ad uscire da queste situazioni di estrema marginalità e di difficoltà. E un'altra scheda, diciamo, a cui sono molto legata, che mi ha fatto veramente piacere, anche perché, diciamo, mi è capitato di seguire dei casi che mi hanno costretto, diciamo, a riflettere e approfondire questa materia, è quella relativa all'assistenza sanitaria, sempre, diciamo, rivolta ai senza dimora, con particolare riferimento a tutta la procedura per ottenere, diciamo, un TSO, quindi un trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di persone che si trovino, ovviamente questo non è un tipo di trattamento che è rivolto soltanto ai senza dimora, però perché come ben sappiamo riguarda le persone che si trovano in uno stato, diciamo, mentale particolare, ma molto spesso capita che persone senza dimora che si trovino a vivere per strada in condizioni di estremo disagio, con delle evidenti problematiche anche di natura psichiatrica, ciò nonostante non vengano ignorate, vengano, diciamo, considerate come degli invisibili e vengano private quindi di quelle cure a cui invece avrebbero, andando poi a leggere un po' tutta quella che è la disciplina, in realtà diritto. E quindi ho pensato, insomma, di sempre, diciamo, senza alcuna pretesa di esaustività, di, diciamo, di
di esaustività, di poter in qualche modo dare dei focus, dei flash su quelle che sono i punti base, i passaggi base, delle coordinate base per potersi orientare su questa anche qui molto intricata materia e capire quali sono i passaggi esatti che un operatore può iniziare a fornire come input per avviare questo procedimento, che comunque è un procedimento comunque di cura e spesso può essere un punto di partenza per aiutare queste persone a uscire dalla discriminazione e dall'invisibilità. Ecco, io avrei completato. Grazie Elena. Va bene? Va bene. Okay. Passiamo la parola invece all'avvocato Ciccarelli di Diana, che ci parla invece delle utenze domestiche, un altro tema molto molto caldo in questo periodo. Sì, allora ciao a tutti, sono Diana. Allora, ho letto che qualcuno ha scritto domande alla fine, Beatrice, come sì. Riguarda? Ecco, domande alla fine. Ok, allora io vi metto nel chattino il link al manuale, perché qualcuno diceva non trovo uno vecchio, eccetera, e in realtà, insomma, se non sappiamo dove sta questo manuale non riusciremo neanche ad utilizzarlo, quindi diciamo questo è il percorso per arrivare al manuale. Allora, io mi occupo della parte dedicata alle utenze domestiche, quindi all'interno della sezione casa, utenze domestiche e la fa da padrone un po' il settore energetico, no? Anche perché è quello dove si sono mosse più cose in questo periodo. Trovate 10 schede, 7 facsimili di allegati, modulistica varia, eccetera, proprio per facilitare anche l'utilizzo di alcuni strumenti di cui insomma leggerete. Quindi io oggi un accenno lo voglio fare soltanto sul tema dei bonus un accenno insomma al tema della prescrizione tra queste 10 schede. Allora, il tema dei bonus, parliamo di acqua, luce e gas, non fanno parte di quei bonus straordinari, una tantum, oppure tirati fuori nelle ipotesi della pandemia. No? In realtà il settore energetico aveva già degli strumenti chiamati appunto bonus di diverso tipo, ma sono stati per fortuna allargati, rafforzati e quindi sono diventati anche economicamente più significativi proprio a seguito della pandemia. Ma anche quest'ultimo governo insomma ha ritoccato i bonus sociali energetici, in quanto ha portato un passettino più avanti il perimetro degli ISEE, per cui siamo arrivati per l'elettrico e per il gas ai 15.000 euro. In realtà siamo partiti anni fa da 8.000 circa, per cui piano piano insomma si sono rafforzati questi strumenti. Strumenti che sono molto importanti, perché rappresentano oramai, ripeto, prima anche di tutta la crisi energetica e prima della pandemia, ecco, rappresentano ormai una qualcosa di strutturale nelle nostre bollette. Va bene? E quindi basta veramente pochissimo. Ora non sto qui a descrivervi la procedura, ma è veramente semplice fare in modo che le persone che hanno determinati disagi economici e che siano, questo è fondamentale, che siano intestatari di una fornitura elettrica o gas, va bene? Ecco, basta veramente pochissimo per far applicare automaticamente nelle bollette questi sconti. Quindi, siccome è qualcosa oramai di strutturato, va bene, dal quale io dubito che si possa tornare indietro in maniera radicale, ci possono essere magari degli adattamenti, ma tornare indietro oramai, ripeto, è da tanti anni che ci sono, e quindi vi invito veramente a prestare attenzione alle schede, perché è al momento molto semplice ottenere questi bonus. Esiste anche un numero verde messo a disposizione dall'autorità dell'energia
che troverete nelle schede, quindi non ve lo dico adesso così vi andate a vedere la scheda, un numero verde che non solo dà informazioni, cosa sono, come si applicano, eccetera, ma anche laddove voi prendiate in carico il caso della signora Maria, che pur avendo diritto al bonus non si sa per quale motivo non glielo danno, eccetera. Ecco, questo numero verde è operativo anche su questo, per capire qual è l'intoppo, qual è il problema. Per cui, aiutare le persone su questo fronte veramente è possibile, va bene? E lo possiamo fare davvero tutti. Diciamo, come avete ascoltato, ci sono questioni anche più articolate, sicuramente. Le colleghe sono, nonché l'ufficio, insomma, a disposizione per la presa in carico poi, no, di casi che si portano dietro un tecnicismo, una complessità. Questo è qualcosa che veramente ogni volontario di un centro Caritas, di ogni parrocchia, può fare in assoluta autonomia, ma se c'è qualcosa che non va, naturalmente ci siamo. Ci sono poi dei bonus che prescindono anche dal reddito, va bene? E che sono collegati a problemi di salute, perché se una persona deve essere collegata ad un macchinario per motivi di salute e deve avere l'apparecchiatura elettronica, salvavita, il materasso da decubito o altro, naturalmente ha diritto anche ad un bonus sulla corrente elettrica che va ad utilizzare. Anche questo è da tantissimi anni che è previsto, per cui è molto, diciamo così, strutturata all'interno del sistema elettrico e gas. E quindi vi invito, insomma, a fare attenzione a queste schede. Un altro tema, naturalmente acqua, luce e gas hanno le loro differenze, va bene? Però è inutile che io ve le dica adesso in pochi minuti, anche per vedere se queste schede funzionano, vedetele e ci dite se sono comprensibili, se funzionano o meno. Da altri temi fondamentali, secondo me, sono da dire in pochi minuti, è quello della prescrizione, perché fino a pochi anni fa se arrivava un conguaglio di un certo numero di anni, purtroppo si dovevano pagare gli ultimi 5 anni. Va bene, da 2 anni a questa parte la prescrizione per questo tipo di questioni è stata ridotta a 2, però bisogna saperlo, perché la prescrizione, se mi arriva una bolletta, un maxi conguaglio dove mi vanno a richiedere, a fatturare più di 2 anni, la devo eccepire per poterla ottenere. Però l'autorità, come leggerete nella scheda, ha detto all'Enel, a tutti gli operatori del settore, naturalmente, di indicare nella fattura se ci sono periodi prescritti, e c'è anche un modulo in genere da poter inviare per dire voglio la prescrizione. Quindi fate molta attenzione al periodo, se ci sono delle bollette esorbitanti, che magari sono bollette di conguaglio, al periodo che queste vanno a conguagliare, perché l'operatore può fatturare pure 7-8 anni, però ne può richiedere solo 2, va bene? E il calcolo della prescrizione lo fa direttamente l'operatore, ma c'è un minimo di attivazione per poterlo ottenere. Ecco perché vi sottolineo questo aspetto della prescrizione, perché è un caso eclatante di situazioni che veramente tutti possiamo risolvere, va bene, laddove abbiamo tra le mani una fattura dove c'è addirittura il calcolo della prescrizione e l'indicazione su come fare per ottenere. Ora, per noi è più facile, ma per tanti cittadini, insomma, con meno strumenti potrebbe essere complicato. Però, insomma, voglio dire, alla fine, grazie al manuale e alle indicazioni che troverete, anche questo si può fare. In via più generale, dell'ultima cosa che dico, perché il tempo era a disposizione, era insomma un po' questo quello che ci eravamo dati, anche perché vedo che scendiamo sempre di più come numero di partecipanti, quindi è il tema più generale della conciliazione, cioè è bene sapere che anche qui, senza essere avvocati,
senza essere commercialisti, senza essere, diciamo, professionisti, è possibile, gestire per conto di persone che, diciamo, hanno un problema che non siamo riusciti a risolvere con un normale reclamo, sempre nel settore, dico, delle utenze, quindi vale sia per la telefonia che per l'energia, è possibile, appunto, online gestire degli incontri di conciliazione che non hanno costi e che molto spesso appunto evitano anche o una causa se gli importi sono considerevoli, ma magari nel nostro caso chi viene da noi magari non la farà mai una causa, però se non tutela i propri diritti appunto rischia di sacrificare un diritto solo perché non ha uno strumento accessibile per poterlo far valere. Ecco, esiste lo strumento della conciliazione che è messo a disposizione dalle autorità di riferimento e ripeto, con un po' di pazienza, fatta la prima, fatta la seconda, poi diventa un automatismo al quale vi abituerete e diventerete appassionati di questo strumento di risoluzione delle controversie e così gli avvocati faranno meno cause ma soprattutto su temi come questi delle utenze domestiche o si risolve così o se no si perdono i diritti sostanzialmente, vabbè. Quindi ecco, scusate se ho alleggerito un attimino, sono andata un po' di corsa, però voglio dire, tra di noi dobbiamo parlare con molta, diciamo così, con molta semplicità, per cui se vedete delle cose che non vi tornano nelle schede, segnalatecelo, come diceva Giustino, dobbiamo capire se lo utilizzate, se funzionano, se rispettano le esigenze, perché magari da voi non vengono persone, no, a chiedere rateizzazioni di bollette e quindi insomma è inutile che stiamo lì a impiccarci, a fare le schede su cose che poi magari non rispondono alle esigenze. Quindi niente, io vi saluto Beatrice per il momento, poi se c'è altro... Grazie Liliana. Allora, intanto puoi rispondere sulla chat, ecco il numero verde. Il numero verde dell'energia, vabbè, lo trovate nella scheda, non lo so se ve lo voglio dare, glielo do Beatrice. No, non glielo dare, falli andare sulla scheda. Trovatelo nella scheda. Dimmi qual è la scheda corrispondente, così hanno... scheda sul bonus. No, cercate di capire, perché è veramente utile andare. No, è importante utilizzare il manuale, anche perché se non ci danno un riscontro oggettivo sull'utilizzo, su cosa dobbiamo migliorare e su cosa dobbiamo focalizzarci, come hai detto tu, le schede comportano un lavoro, un impegno da parte di tutti, quindi è importante che venga utilizzato. Allora, poi c'è un'altra domanda, per avere bonus deve essere ISE di 15.000, se l'ISE è alto per motivi della sola casa. Allora, per l'elettrico e per il gas c'è il tetto dell'ISEE, va bene? E quindi finché non cambiano quei parametri, quelli sono, e quindi il requisito è, diciamo, quel reddito e per l'acqua è addirittura più basso e l'essere titolare di una fornitura di utenza domestica. Però ripeto, ci sono anche dei bonus per disagio fisico, d'accordo, che invece prescindono dal reddito, però bisogna avere determinate la prova di utilizzare determinate apparecchiature. L'elenco delle apparecchiature lo stabilisce il Ministero della Salute e lo trovate comunque nella scheda e troverete non solo apparecchiature complesse ma anche cose molto banali, cioè come il materasso da decubito o cose di questo tipo. Va bene. Le domande le facciamo alla fine, lasciamo la parola invece a Chimena Cassanello che ci parlerà di due sezioni molto molto importanti, famiglia, minori e giovani e successivamente disabilità e anziani, donne e diritto. Chiedo a Chimena, nei limiti del possibile, di non sforare troppo con i tempi. Assolutamente Beatrice, certo. Buonasera a tutti. Intanto volevo dire, io mi sono occupata di queste macro aree, di queste sezioni, insieme alla collega Annalita Lorusso, che in realtà è dovuta uscire dalla riunione poco fa perché aveva un impegno, quindi parlerò io anche delle schede redatte da Annalita. Cercherò, ecco, di essere sì molto breve, soltanto per
macro aree, e soprattutto magari vorrei puntare l'attenzione soltanto sulle schede nuove, quelle che c'erano già nel manuale, probabilmente le conoscete già, quindi è inutile che mi ci soffermo. Ce ne sono di nuove perché le misure non esistevano, e ce ne sono di aggiornate, cioè anche lo stesso reddito di cittadinanza nel 2023 sappiamo ha avuto delle modifiche, quindi mi soffermerò soprattutto in maniera molto a volo d'uccello su queste cose. Però volevo dire una cosa che forse non è stata detta finora, che le schede di tutto il manuale più o meno abbiamo cercato di farle ognuna con nei limiti del possibile con la stessa struttura, cioè di seguire sempre la stessa struttura. Quindi voi, quando voi aprirete una scheda, troverete sempre di cosa si tratta, il titolo, di cosa si tratta, quindi una piccola descrizione di quello che è. La prima cosa, chi può accedervi, quindi a chi è destinata la misura, la domanda, come si, il termine per la domanda, cioè proprio in ordine di importanza, il termine entro il quale scade la domanda, perché se è scaduta è inutile, e le modalità di presentazione della domanda. Poi diciamo che ogni scheda, a seconda della materia di cui tratta, può avere dei paragrafi diversi l'uno dall'altro, però la struttura è questa: a chi va inviata la domanda, entro quando, quali documenti ad allegare. Poi c'è di solito una sezione documentazione, quindi fonti normative per andare, chi vuole, ad approfondire la materia, e i link utili sui quali collegarsi, dove potreste semplicemente cliccare e andare direttamente sul link. Premesso ciò, e mi scuso per la voce, ma anche io sono stata vittima dell'influenza, non so se sentite bene. E abbiamo quindi questa macro area famiglia, minori e giovani. La sezione famiglia e minori comprende tutte le misure a favore delle famiglie con redditi bassi, quindi quando alcune schede saranno focalizzate sul fatto che la famiglia è monoreddito, composta da un solo genitore, eccetera. Comunque in genere tutti i contributi erogati a favore delle famiglie con minori e dei minori, i bonus, i servizi erogati dal Comune di Roma, e poi c'è in ogni sezione una sezione bonus trasporti e agevolazioni, perché effettivamente a favore di famiglie minori, giovani, disabili, anziani sono stati previsti delle agevolazioni, dei bonus per i trasporti, ma non sono uguali per tutti, quindi chiaramente non abbiamo potuto mettere la stessa scheda, cambiano a seconda dei presupposti. E andando proprio ad analizzare le schede nuove, ecco, mi soffermerei molto brevemente sull'assegno unico per quanto riguarda la famiglia minori, sull'assegno unico universale per i figli a carico, perché è una misura che si chiama unico e universale proprio perché unico ha riassorbito tante altre misure, varie detrazioni per figli a carico che erano state previste fin dai tempi, fin dal 2020 in poi. Adesso ce n'è solo, c'è solo questo, ma solo è una parola grossa, nel senso che invece è parecchio, è appunto utilissimo, e universale perché viene garantito a tutte le famiglie con figli a carico, anche a prescindere dall'ISEE o con un ISEE superiore alla soglia di 40.000, ciò vuol dire 40.000 euro. Ciò vuol dire che tutti noi, diciamo, ne avremo, ne potremmo fare domanda, però ovviamente nella misura minima, quindi l'entità, gli importi erogati variano poi a seconda dell'ISEE quando c'è. A partire dal settimo mese di gravidanza ogni nucleo familiare ne ha diritto, per ogni figlio fino alla maggiore età, oltre la maggiore età e fino a 21 anni soltanto ad alcune condizioni, e poi invece sempre anche dopo i 21 anni quando il figlio è disabile. Ma questo lo troverete nella scheda dei disabili, quindi voglio dire, abbiamo anche previsto che le schede siano duplicate quando ricomprendono varie categorie, quindi la famiglia
di noi, i disabili, gli anziani. E, quindi questa è una misura erogata dall'INPS e non mi soffermo su come fare la domanda, eccetera. Non mi soffermo neanche sulla quota di contributo perché è parecchio complicato, vi rimando alla lettura della scheda. Un'altra scheda nuova è quella del congedo parentale. Il congedo parentale è stato istituito, si chiama anche facoltativo, proprio perché è diverso dal congedo di maternità, dal congedo di paternità che sono obbligatori, cioè che il lavoratore ha l'obbligo di prendersi, sappiamo bene, quanti mesi, eccetera. Non c'è nel manuale la scheda sul congedo di maternità e di paternità perché è un obbligo, quindi è inutile andarlo a mettere, mentre il congedo parentale, che è facoltativo, è un periodo che i genitori si possono prendere facoltativamente, appunto una scelta per prendersi cura del proprio bambino, no? E che ha una serie, anche qui rimando alla scheda perché è abbastanza fino a 12 anni di vita del bambino, però è abbastanza complicato a seconda della tipologia dei lavoratori, cambia, quindi lavoratori, lavoratrici dipendenti del settore privato, del settore pubblico, degli iscritti alla gestione separata e autonomi, ne possono beneficiare in maniera diversa. Poi ci sono le varie combinazioni, quando c'è la madre che è una lavoratrice autonoma, il padre è lavoratore dipendente, insomma è una scheda importante, però vi consiglio di andarla a vedere, anche a prescindere dall'avere sotto esame un caso del genere, per essere pronti a proporla in caso dovesse servire. Poi anche qui apro una parentesi, la legge di bilancio su queste schede ha innovato parecchio, perché la recente legge di bilancio ci sono state delle misure, adesso per dire, il congedo parentale a partire dal 1 gennaio 2023, alcune categorie possono ottenere addirittura un incremento dal 30 all'80% dell'indennità del congedo parentale, quindi sono cose abbastanza importanti. Ecco perché qual è la caratteristica, che anche nel congedo facoltativo si ha diritto a una parte della propria retribuzione. Nomino le schede nuove, continuo a nominarle: il contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli con disabilità, la domanda di esenzione della TARI. Tutti sappiamo cos'è, ahimè, la TARI, e ci sono appunto delle, in caso di ISE non superiore a 6.500 euro, è possibile chiederne l'esenzione, sempre però con determinati presupposti. E andando avanti, il reddito di cittadinanza. Ecco, il reddito di cittadinanza, mi soffermo un attimo perché al di là dello strumento che è stato molto contestato, e tanto è vero che appunto, ripeto, con la legge di bilancio del 2023 cambierà, è cambiato molto, a prescindere dalle valutazioni che ognuno di noi può fare su questo strumento, per alcune persone è estremamente importante. Quindi qual è stata la modifica del 2023? Che praticamente i soggetti occupabili, e chi sono i soggetti occupabili? Uomini e donne tra i 18 e i 65 anni abili al lavoro, non ne hanno più diritto per 18 mesi, ma per 70, e rinnovabili erano, ma per 7 mesi al massimo. Il rifiuto di una sola offerta di lavoro fa loro perdere il diritto, e verranno, queste persone occupabili verranno inserite tutte in un corso di in corsi di formazione, tutti verranno impiegati in progetti utili alla collettività, mentre prima lo era soltanto il 30%. Resta la durata di 18 mesi, rinnovabili solo per i nuclei familiari con minori, con figli con persone disabili e con persone di età superiore ai 60 anni. Nel 2024, attenzione, sappiamo tutti che proprio il reddito di cittadinanza verrà sostituito da altre misure, comunque verrà eliminato. Se ne usufruisce attraverso una carta,
che ha dei limiti di utilizzo, quindi una possibilità di prelevare massimo 100 euro al mese, impossibilità di utilizzarla per giochi che prevedono vincite in denaro, eccetera. Ci sono anche alcune limitazioni alla possibilità di effettuare bonifici. Nella scheda abbiamo messo le varie tabelline per gli importi, perché anche qui è un po' complicato l'importo di cui si può avere diritto, compatibile però, sottolineiamo, con l'assegno unico universale. E qui anche la cosa importante è che è l'INPS che lo eroga direttamente, quindi che provvede, diciamo, a calcolare. Si trasforma in pensione di cittadinanza, il reddito di cittadinanza, quando tutti i componenti del nucleo familiare che ne avevano diritto hanno un'età, quindi l'ultimo, raggiunge un'età pari o superiore a 67 anni. Allora praticamente la stessa misura assume la pensione in nome di pensione cittadinanza. Poi ci sono questi nuovi servizi nuovi o diciamo riadattati sempre per la famiglia, servizi educativi che Roma Capitale offre e offrirà nell'anno scolastico 2023-24 alle famiglie con figli fino a 3 anni. Quindi abbiamo poi i vari bonus asilo nido, le tariffe agevolate per la ristorazione scolastica, il comune eroga pasti, ma pochi hanno diritto, sempre appunto a seconda dell'ISE, a sconti su queste tariffe, i bonus asilo nido, il bonus vista, il bonus psicologo, qui c'è tutta la gamma dei bonus che vi invito a leggere e andare a vedere come si adattano. Bonus finalizzati al pagamento di tutti i servizi di assistenza per le persone non autosufficienti, anche questo è molto importante. L'assegno di cura, anche qui mi volevo soffermare, l'assegno di cura è una novità, il contributo di cura viene erogato a chi ha una disabilità considerata gravissima, e anche qui bisogna vedere che cosa significa disabilità gravissima, perché queste persone che sono minorenni, adulte e anziane possano rimanere nella loro casa avendo una persona che le assiste, e quindi percepiscono un importo che gli viene corrisposto a loro mediante bonifico bancario. E anche qui abbiamo messo tutte le modalità per fare domanda, i requisiti che bisogna avere, eccetera. E poi, come dicevo, c'è la parte del bonus trasporti pubblici, il bonus patente e il bonus, l'eco bonus moto e motorini elettrici, che sembra poco importante, ma invece sono delle misure a favore di chi può usufruirne, appunto, molto utili, che sono il bonus trasporti pubblici, per esempio, un aiuto economico di 60 euro mensili, che per chi ha un reddito inferiore a 35.000 euro, quindi qui non stiamo parlando dell'ISE, siamo proprio a questo limite, 35.000 euro, per andare ad acquistarsi le varie tessere dei trasporti, autobus, treni, eccetera. Il bonus patente, questo lo segnalo perché è difficile andarlo a individuare, è un contributo che è stato erogato per coprire le spese sostenute per conseguire la patente di autotrasportatore. Perché? Perché è carissima la patente di autotrasportatore. Vi dico solo che il bonus patente,
che è pari all'80% delle spese sostenute per ottenere questa patente, non può superare la somma di 2.500 euro. Ecco, questo per dire quanto costa avere la patente. Ed è stato istituito proprio per incoraggiare giovani a prendere appunto la patente di autotrasportatore. Eco bonus moto e motorini elettrici era una misura che eravamo incerti se mettere o no, perché potrebbe essere, insomma, nell'ambito delle persone che si rivolgono a voi, forse difficile che qualcuno voglia abbia intenzione di comprarsi una moto o un motorino elettrico, però se poi andate a vedere, vi rimando alla scheda, l'importo del contributo, capite bene che invece può essere utile. Poi abbiamo tutte le misure a favore delle donne, e quindi non mi soffermo in particolare su disabilità e anziani, perché le schede nuove di cui ho parlato si adattano anche a disabili e anziani, quindi troverete probabilmente le stesse, cioè sicuramente troverete le stesse schede in queste sezioni. Tant'è vero che, come vedete dalle slide, la suddivisione è sempre contributi, bonus, servizi erogati dal Comune di Roma e bonus trasporti ed agevolazioni. Sono le stesse schede modulate a seconda della categoria di riferimento. Per quanto riguarda donne e diritti, invece, abbiamo contributi e servizi erogati dal Comune di Roma. Il contributo di libertà per donne vittime di violenza, mi ci soffermo un attimo perché è molto importante, contributo o reddito di libertà, e sono delle misure che sono state previste proprio per quelle donne che, essendo state vittime di violenza, non basta essere state vittime di violenza, ma aver voluto intraprendere il percorso di fuoriuscita dalla violenza, e quindi essere state accolte in questi centri antiviolenza, le case rifugio che operano sul territorio della Regione Lazio. Il contributo di libertà è un contributo una tantum che viene erogato a queste persone nella misura del limite massimo di 5.000 euro pro capite, mentre il reddito di libertà non è un contributo una tantum, ma un sussidio che viene erogato di 400 euro pro capite su base mensile per un massimo di 12 mensilità. Il presupposto è sempre che questa donna che ha subito violenza si voglia uscirne, quindi voglia si sia rivolta a un centro antiviolenza e sia a loro carico. Patrocinio a spese dello Stato, perché sta qui e non nella sezione giustizia? Perché tutti sappiamo che abbiamo diritto al... Chimena, sì. Possiamo. Ho finito, appunto, dicevo che siccome appunto il gratuito patrocinio spetta soltanto a chi ha dei redditi molto bassi, nel caso in cui si sia stato vittima di reati, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo, stalking, si è ammessi al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal reddito. Io ho chiuso e okay, la parola a Beatrice. Che io la passo velocemente invece a Salvatore, che sarà velocissimo per l'area salute. Sì, grazie. Il tempo passa, i numeri scendono, quindi sarò proprio sì, sì, rapido. Velocissimo. Questa è l'impostazione della sezione, l'abbiamo divisa in due: l'assistenza sanitaria, cioè come acquisire il diritto all'assistenza, e i percorsi di salute, cioè quali percorsi assistenziali. Perché esistono situazioni, noi diamo per scontato che abbiamo il diritto all'assistenza, in realtà non è così per tutti, possiamo andare alla prossima. E tant'è che noi già avevamo fatto tutta una sessione sulla tessera sanitaria per tutti, chiaramente, ma avevamo enfatizzato sul tema dei cittadini comunitari e dei cittadini stranieri, e anche l'assistenza sanitaria per quelli non iscritti al servizio, che non possono iscriversi al servizio sanitario, sia europei che stranieri.
Qui c'è una novità e vi dico semplicemente la novità, possiamo andare avanti, una novità importantissima, perché da agosto di quest'anno tutti i minori, indipendentemente dallo status giuridico del genitore, hanno il diritto di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale e di avere il pediatra di libera scelta, se sono nell'età del pediatra, se no anche il medico medicina generale fino ai 18 anni. Questa è una novità enorme che con fatica si sta implementando, ma si sta implementando, cioè i numeri cominciano a essere significativi nella regione Lazio. Scusate. Andiamo avanti alla prossima. Pardon, mi sente? Ecco, dicevo, i numeri si stanno implementando. Questa situazione è stata anche accompagnata con dei codici di esenzione, per cui questi minori possono essere iscritti, avere il proprio pediatra o il medico di medicina generale, e in più sono esentati dal pagamento del ticket. Ripeto, sono bambini che hanno genitori irregolari, quindi è stato un passaggio estremamente importante. Non è solo nella regione Lazio, in tutta Italia, però è quello che sta nella regione Lazio, una delle regioni che sta implementando maggiormente questo aspetto. Altra novità, l'emergenza ucraina, chiaramente nella passata edizione non c'era, possiamo andare avanti. E anche qui basta dire due cose: tutti coloro che provengono dall'Ucraina hanno diritto all'assistenza sanitaria anche dal primo momento, anche se non hanno ancora il documento, anche se non hanno ancora il permesso di soggiorno. Sono assistiti attraverso un codice particolare, il codice STP, che è già quello che esiste per gli immigrati in condizioni di irregolarità, ma loro hanno diritto a un permesso di soggiorno, e appena hanno il permesso di soggiorno hanno l'iscrizione al servizio sanitario, anche qui accompagnato con un codice di esenzione per quanto riguarda il ticket, quindi anche qui estremamente avanzato. Un'altra cosa nuova che abbiamo inserito, in realtà già c'era nelle schede passate, però era mischiata all'interno delle schede, qui l'abbiamo voluta tirar fuori, sono i permessi di soggiorno per cure mediche, perché il nostro ordinamento è un po' confuso, cioè cita come permesso per cure mediche situazioni molto diverse, situazioni che danno diritto all'iscrizione obbligatoria al servizio sanitario e altre situazioni che invece danno, per poter avere le prestazioni bisogna pagare per intero le prestazioni, quindi in maniera molto schematica è citata. Diciamo che le donne in stato di gravidanza, anche se irregolari, possono avere un permesso di soggiorno, di protezione e l'iscrizione. Lo stesso gli stranieri gravemente malati, anche se qui la situazione è un po' complessa e articolata. Andiamo ancora avanti. L'ultima cosa, questo riguarda tutti, non riguarda solamente gli immigrati, e sono i programmi di screening oncologici. Come sapete, durante il periodo Covid gli screening, la prevenzione, malattie gli interventi preventivi hanno avuto una criticità molto molto forte, per cui noi adesso stiamo pagando un eccesso di tumori dovuto al fatto che non sono stati fatti gli screening, quindi dobbiamo assolutamente recuperare questo percorso assistenziale. Questo vale per tutti noi, e quindi anche da medico lo dico per tutti voi, quindi le donne, se 50-74 anni, la mammografia, pap test, insomma, lo potete vedere. La novità è che adesso possiamo andare avanti, non bisogna aspettare necessariamente la lettera della ASL per poter andare a fare il percorso di screening, ci si può prenotare direttamente, chiaramente se si entra in quella fascia di età, o telefonando al numero verde o utilizzando un sistema di prenotazione online. Ed ancora la novità nella novità, che anche gli STP o gli ENI, quindi anche gli immigrati irregolari, possono farlo. Nella scheda trovate, questi sono aggiornati ad oggi, i numeri telefonici per prenotarsi, oppure direttamente il contatto online per potersi prenotare. Più veloce così. Grazie Salvatore, sei stato velocissimo. Io riprendo la parola perché mi tocca presentare le due sezioni che sono state assegnate a Francesco Biagi, che si scusa per non essere presente, ma ha avuto problemi personali. È una sezione che già era presente nel manuale, ma che semplicemente ha cambiato nome. È la sezione riguardante i rapporti fra il cittadino e l'Agenzia delle Entrate, e quella per quanto riguarda invece il cittadino, tutto ciò che riguarda la banca, anche i conti correnti e i mutui. Le schede che sono state inserite sono prettamente due per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate, sono la rottamazione quater, che come tutti noi sappiamo ha una scadenza ben precisa, che è il 30 aprile del 2023, e che può essere richiesta naturalmente semplicemente per tutte le cartelle segnate al ruolo e messe al ruolo
periodo ben specifico che va dal 1 gennaio del 2000 al 30 gennaio del 2022, la procedura per come richiedere la rateizzazione la trovate nel manuale, non starò qui a dirvela, è un altro tipo di, è così come la scheda sul saldo e stralcio delle cartelle sottariali. Anche quella è importante andarla a vedere, perché come vedete è una misura che prevede sì lo stralcio delle cartelle per tutte quelle per i ruoli iscritti dal 1 gennaio del 2000 a quelli del 31 gennaio del 2015. Però la legge ha previsto la possibilità, ecco, di non far rientrare le sanzioni non dello Stato, cioè nel senso il Comune di Roma, per esempio il Comune di Milano, non hanno aderito alla possibilità per quanto riguarda la rottamazione delle multe. Quindi andate a vedervi nelle schede apposite come fare. E si è pensato poi di introdurre una sezione, quella delle contravvenzioni e delle multe, ossia come poter fare ricorso al prefetto o al giudice di pace, dove è possibile farlo indipendentemente senza l'ausilio di un avvocato, però tenendo conto in particolare di quelle che sono le scadenze. Il prefetto prevede 60 giorni, il giudice di pace prevede invece 30, e poi ci sono dei costi da pagare. Per il prefetto sarebbe una raccomandata, quindi 6 euro, per quanto riguarda il giudice di pace c'è invece un contributo da pagare, un contributo unificato. L'altra sezione, sempre assegnata a Francesco, che non c'è e che io indegnamente sto rappresentando in questo motivo, ma stiamo andando veloci perché abbiamo superato nei tempi, è quella sulla banca, conti correnti, finanziamenti e mutui. In questo caso due sono le schede inserite nuove, uno è l'arbitrato bancario e l'altro sono i reclami bancari. Sono due schede nel quale vengono indicate le modalità con cui si possono risolvere delle controversie con gli istituti bancari. Ogni banca nella sua home banking, cioè nel suo sito, deve indicare dov'è la policoncina dove poter effettuare un reclamo nel caso in cui la persona deve contestare un'operazione bancaria, mentre per quanto riguarda l'arbitrato bancario è un modo sempre di risolvere le questioni, diciamo, con gli uffici, con gli enti diciamo, bancari, come può essere la banca, la posta e quant'altro, senza rivolgendosi a un terzo organismo che fa da arbitro. E infine l'ultima sezione, quella che mi occupo io, è quella sull'accesso alla giustizia, dove di fatto non sono state introdotte schede se non quella la possibilità di difendersi da soli. Ne abbiamo inserite soltanto due, che quelle appunto sono le contravvenzioni in caso di multe, e come separarsi o divorziarsi in comune, perché molti non sanno che la procedura può essere effettuata direttamente in comune quando magari non si è in presenza di figli maggiorenni indipendenti e quando la coppia è autonoma dal punto di vista economico e non ci sono divisioni dal punto di vista di beni immobili o mobili. Ora, che cosa dirvi? Per quanto non so se avete domande da porvi, se avete dei quesiti particolarmente complessi vi chiedo la cortesia di mandare una mail al NALC e vi risponderemo, e se avete domande potete farle, ma abbiamo soltanto pochissimi minuti perché abbiamo sforato abbondantemente. Ditemi, lascio la parola a voi. Allora, ho aperto i microfoni, chi vuole può aprire e prendere l'audio. Io vorrei fare... Un attimo solo, dico subito che la registrazione sarà disponibile sempre nella pagina del manuale dei diritti. Ci sarà una sezione con la formazione, le formazioni precedenti e metteremo i video. Io vorrei fare solo una richiesta. Si è parlato di senza fissa dimora, del problema del TSO, eccetera. Ecco, una problematica molto... molto complessa. Ad esempio, non è che se una persona senza fissa dimora, facendogli fare il TSO, il problema si risolve. Lui dopo il TSO ritorna per strada un'altra volta. Allora, in Caritas c'è una grande esperienza di questo problema. Secondo me una sessione tipo questa di oggi, magari più breve, però dedicata al problema dei senza fissa dimora, secondo me sarebbe molto utile, perché è un tipo di problema che tutti noi incontriamo spessissimo come problematica, e quindi discutere ed essere preparati secondo me è molto importante. Assolutamente d'accordo. Sono anch'io d'accordo, anche noi abbiamo diversi senza fissa dimora e sarebbe meglio approfondirlo questo argomento, grazie. Grazie a voi. È possibile avere le slide?
Sì, le pubblicheremo sempre nella sezione formazione della pagina del manuale, del sito del manuale. Ok, grazie. Beh, anch'io avrei avuto una domanda mia e due di pallottino da fare, però a questo punto le manderò per email. L'unica cosa è magari se si potesse avere una risposta, cioè poter vedere tutte le domande magari e tutte le risposte, perché magari la domanda che faccio io possa può essere interessare insomma più persone, e ovviamente la risposta è utile che la sappiano tutti, e anche le questioni che voleva sollevare Pallottino. Quindi questo, dicevo, si può anche avere, se voi ritenete che ci siano delle domande che possano essere comuni, ecco, così le risposte utili a tutti, se ce le fate avere con le slide e tutto. Questo anche è possibile sempre con una pagina o le FAQ, quelle che magari si ripetono e tutti possono interessare tutti, le mettiamo, sì. Perfetto. Sì, sì, invito tutti a mandare dei quesiti scritti a cui vedremo. Risponderemo, diciamo, nel più breve tempo possibile, ma soprattutto invito tutti a usare il manuale, perché il lavoro, come ha detto prima Liliana, è tanto quello che c'è dietro, e quindi noi abbiamo bisogno di un vostro riscontro sull'utilità delle schede, su quello che c'è dentro, siccome sono state fatte, pensate. Noi abbiamo cercato di pensarle e farle in base all'esperienza che abbiamo sul territorio, però l'unico che potete darci un riscontro diretto siete voi. Scusate, possiamo dare l'indirizzo del manuale ai parroci, ad esempio? Sì, è libero. L'indirizzo del manuale lo potete dare a tutti. È pubblicizzato anche sulla home page del sito Caritas. C'è il banner con scritto manuale ai diritti. Anche da lì si può accedere direttamente. Quindi o si dà l'indirizzo esatto oppure dal sito www.caritasroma.it c'è il banner e si accede attraverso il banner. Grazie. Bene, Giustino, vuoi chiudere tu? Assolutamente.